Gianni Colacione, 10 marzo 2012, siamo davanti all'ambasciata cinese a Roma in un sit-in per la libertà del Tibet. Siamo in compagnia di Rocco Berardo, consigliere regionale del Lazio, che è presidente di un intergruppo molto importante e di cui ci parla. Sono presidente dell'intergruppo alla regione Lazio sul Tibet, che si è formato sin dall'inizio della legislatura ed è composto da consiglieri di ogni schieramento. Abbiamo fatto questa iniziativa quest'anno e credo ottimamente riuscita, perché scrivendo la mozione per il Tibet per il Consiglio regionale del Lazio abbiamo pensato che si dovesse fare una sorta di campagna delle regioni d'Italia per il Tibet, e così è stato, perché sono state depositate in ogni consiglio regionale delle mozioni analoghe sul Tibet, quasi per tutte la stessa, dove appunto si esortava la regione a spingere il governo italiano, a esortare di fatto il governo cinese a interrompere la repressione che c'è in Tibet, ad affermare i diritti umani in Tibet e ad esporre la bandiera presso ciascuna sede regionale. È stato un compito non facile, però ci siamo riusciti. Sono state depositate in tutti i consigli regionali, in 15 regioni sono state votate queste mozioni. La difficoltà è poi riuscire a far provocare qualcosa rispetto a queste iniziative. Provocare, per esempio, l'esposizione della bandiera non è una cosa semplice, tant'è che nonostante, per esempio, nella regione Lazio sia stata votata nel Consiglio la mozione che chiedeva alla regione di esporre questa bandiera, impegnava la giunta a esporre la bandiera, di fatto non è stata esposta. Il governo cinese ha fatto un comunicato in cui stigmatizzava quello che era avvenuto attraverso la mozione e diceva di non esporre la bandiera tibetana presso la sede regionale. Infatti non era esposta. Siamo andati presso la regione Lazio, l'abbiamo portata in una sorta di manifestazione improvvisata, abbiamo chiesto l'incontro al capo di gabinetto e il monaco Geshe Darbie ha portato insieme a noi questa, è consegnato al capo di gabinetto questa bandiera che poi però purtroppo non è stata esposta. Ma l'esposizione della bandiera del Tibet significa esporre la memoria di quello che c'è stato 53 anni fa, l'insurrezione di Lhasa, e che oggi si celebra in tutto il mondo per ricordare un momento che non è finito. Ogni anno purtroppo si celebra una cosa che in realtà continua, perché l'occupazione cinese, la repressione cinese, la repressione culturale cinese è una cosa che non ha soluzione di continuità, e la comunità internazionale deve fare in modo di gettare un fascio di luce su quello che sta accadendo nella regione tibetana, anche perché nel 2012 non è concepibile che ci siano nuove Shoah e continuino quelle stesse Shoah che oggi portano peraltro tantissimi monaci all'autoimmolazione. Rocco Berardo, ringraziamo e facciamo ovviamente ogni auguri a questa pattuglia radicale all'interno del Consiglio regionale composta da te e dall'avvocato Rosso Di Vita. Siete molto attivi in questo periodo, anche mediaticamente ci stanno abbastanza polemiche per quanto riguarda il funzionamento di certi servizi sul territorio. Siete anche su questo abbastanza mobilitati? Sì, la questione della sanità è una questione che, diciamo, dovrebbe interessare maggiormente l'istituzione regione, perché appunto il servizio sanitario è regionale e purtroppo però è un servizio scarso, sempre più scarso, abbiamo avuto modo di denunciarlo nel tempo. Di fatto la sanità nel Lazio è commissariata, e quindi la regione, come dire, il Consiglio regionale ha delle minori possibilità di intervenire. Detto questo, però, politicamente è ovvio che si deve denunciare quanto sta avvenendo, l'abbiamo fatto in ogni modo, abbiamo depositato decine e decine di interrogazioni, abbiamo fatto denunce pubbliche
Abbiamo chiesto che ci fosse anche una sorta di commissione itinerante, di inchiesta da parte della regione, ma la maggioranza fa scudo rispetto al commissario Polverini, che è anche il presidente della regione. Quello che noi contestiamo è che la partitocrazia che ha creato il dissesto economico della regione Lazio, che insieme alla Campania detiene il 60% del disavanzo sulla sanità, del debito sulla sanità, e produce disavanzo ogni anno, quella partitocrazia che questo ha creato non può continuare a governarlo, e quindi non una volta abbiamo chiesto, soprattutto dal momento in cui è entrato a governare il Monti e il suo governo, che ci fosse un ripensamento su chi dovesse essere quello che deve decidere sulla sanità. Serve un vero tecnico, che un vero commissario, che al di fuori dei partiti riesca a dare ordine ai conti e all'organizzazione territoriale della sanità. Oggi i pronto soccorso sono pieni per due ragioni: da una parte perché si sono chiusi degli ospedali, ma quelli andavano chiusi perché erano in eccesso, ma dall'altra perché questa riorganizzazione sanitaria non ha portato a dare delle degne sostituzioni nel territorio, nelle periferie, eccetera, di quegli ospedali che oggi non ci sono più. E quindi è per questo che insomma, il governo della sanità nel Lazio è completamente da cambiare, e ci auguriamo che il Monti intervenga in questo senso. Ringraziamo Rocco Berardo, gli facciamo auguri per il suo lavoro in Consiglio regionale. Grazie. Grazie.